Oggi, in questa commemorazione bellissima di Sant'Andrea, ci chiama, credo, molto, molto forte l'attenzione a questo evento. Ed è importantissimo poter immaginare o utilizzare tutti i nostri sensi per poter ricreare come sono stati fatti. Sembrerebbe una cosa molto semplice, no? Stanno pescando, venite, vi farò pescatore di uomini. Ma andando all'interno di tutto questo, c'è una risposta a una domanda, o meglio, c'è una risposta a una necessità interiore. Andiamo perché sennò non mi faccio capire. Tutti noi abbiamo un bisogno, tutti noi abbiamo desideri, tutti noi abbiamo inquietudini, no? Se no, la nostra vita non ha senso. Dalla partenza, che cosa farò a pranzo? O la moglie le disse a suo marito: mio signore, cosa vuoi mangiare oggi? Te ne va? Condividere. Perché questo fa una donna cristiana, non una pagana. La pagana va a cucinare quello che le interessa a lei. Ma la cristiana cerca il bene comune della sua propria famiglia, particolarmente di chi si è sposato, non dei figli o peggio dei nipoti. È una risposta quotidiana, quello che noi cerchiamo. Cosa troveremo lungo la giornata? Pensiamo di fare qualcosa, ma noi non lo sappiamo. Ecco perché il brano d'oggi non è che racconta il primo evento, il contatto che ebbe Andrea, perché lo abbiamo detto all'inizio di questa celebrazione, loro già erano discepoli di Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista che cosa aveva detto? Guardate, io vi aiuto, ma non sono io il Messia. Io sono uno che prepara la strada, sono una voce che grida nel deserto, preparando la strada al Messia. Bellissimo questo. Ha fatto un pre-catecumenato. Bellissimo. E lo ha indicato. Ecco l'agnello di Dio. E Andrea è stato il primo ad essere chiamato, bellissimo, però non lo ha seguito immediatamente. Lo ha scelto, sì, però dopo è successo questo evento in cui Andrea, come Simone, avrebbero continuato a fare il loro lavoro, che non erano poveracci, eh? A volte uno si immagina che loro erano molto poveri, ma loro avevano una ditta di pesca, no? Non è che lavoravano per altri, anzi, avevano impiegati, avevano diverse barche. Loro, propriamente, Andrea era a Bethsaida, un po' al nord-est del lago di Galilea. Che cosa succede? Succede che loro continuano a portare la sua vita normale, comune, con gli affari quotidiani, il lavoro, sicuramente recandosi al tempio e andando molto, molto, molto a Cafarnao, di dove è la moglie di Simone, no? Lei è di Cafarnao, perché Cafarnao era un centro commerciale il più importante attorno al lago di Galilea, un lago che è così grande che se le chiama pure mare. Andavano frequentemente, sicuramente, e il pesce pescato lo portavano a Cafarnao perché Bethsaida non è sulla riva, sino sulla collina. Le sicurezze già stavano, la posizione economica ce le avevano. Andrea pure aveva una bella formazione.
ma nonostante questo mancava qualcosa. Che cosa mancava? Sì, tutti aspettavano il Messia. Tutti, perché è biblico. 400 anni prima già il profeta Isaia aveva detto, guardate, il Messia nascerà da una donna vergine, e dava alcuni indizi di come e dove doveva nascere questo Messia. Ma nonostante questo mancava qualcosa. La ragione della vita. Aveva tutte le sue sicurezze, ma mancava la ragione veramente della vita. Situazione economica a posto, familiare a posto, buona, era stimato, ma mancava il sapore della vita. Può darsi che alcuni di noi, o molti in questa società, hanno la stessa situazione, o forse ancora peggio. Però lui aveva una caratteristica particolare: sperava in Dio. Ecco perché mi è piaciuto tantissimo che questa figura venga a toccarci in questo tempo che stiamo riflettendo con l'enciclica Spe Salvi, perché il titolo già ci dà una scossa forte. Nella speranza siamo stati salvati. E ieri dicevamo, come sarà questa salvezza? Ed oggi il numero 2, il numerale 2 della Spe Salvi, dice così: speranza è equivalente a fede nella Sacra Scrittura. Vuol dire che se noi sperimentiamo che nella nostra vita la fede non è una cosa che non cambia, un colore, una pietra, sennò che la nostra fede è dinamica e viene arricchita, viene alimentata e viene scossa per le cose che noi non ci aspettavamo o sappiamo che devono venire, ma sempre stiamo come nel calcio lanciando la palla avanti, è dinamica, ma viene autoalimentata dalla speranza. Chi non spera non può avere fede, perché non spera niente, non crede in niente, che cosa può sperare? Perciò chi non ha fede non spera niente e la sua vita oggi diventa un bruciarlo. Oggi me lo godo, oggi faccio quello che voglio. Ecco perché ci sono persone che dicono di essere cristiani, ma decidono su di se stessi e su tutti quelli che sono attorno. Sono mini dittatori, che alla fine, ma perché fanno questo? Perché non hanno fede. Chi non ha fede si guarda a se stesso e mette tutto a posto, alla sua misura. Non si apre. Mi faccio capire, no? La fede ci lancia allo sconosciuto. Maria, vuoi essere la mamma del Salvatore? Oh, e questo che cos'è? E come sarà questo? Se io no. Guarda, verrà lo Spirito Santo, farà la prima inseminazione nell'umanità, è unica, e tu sarai mamma del Salvatore. Boh, 16 anni, che posso capire? Ma se tu, che vieni da Dio, mi stai dicendo questo, sicuramente sarà qualcosa di fantastico. Non l'ha chiesto bene, però ho bisogno di un conto in banca, una sicurezza, dove andrà a studiare, noi abitiamo qua, magari una casa più comoda. Non ha chiesto assolutamente niente, tutto il contrario di noi, perché noi cerchiamo le sicurezze
e insegniamo ai nostri figli a cercare le sicurezze materiali. Fatti il titolo, prendi la laurea, così già sei a posto. Ma chi cristiano, chi di noi, dice al figlio: figlio, prima prostrati davanti a Dio, è Lui la tua unica sicurezza, di là parti per. Non interessa se il tuo nome viene segnato nelle strade o nelle piazze, perché dopo viene uno più importante e sarai dimenticato. O un politico del turno dice: beh, questo era dell'opposizione, non mi interessa più, e si cambia il nome. A che servite? È il mio nome importante, perché l'importante è che il nostro nome sia scritto nel cielo. E disse Benedetto XVI che San Paolo le ricorda agli Efesini come prima del loro incontro, attento, lo sto leggendo perché è fantastico, Efesini 2,12, dice che prima dell'incontro con Cristo fossero senza speranza e senza Dio nel mondo. Qual è il punto? Il mondo, non avendo Dio, non ha speranza. La nostra società si muove per questo binario. Una società che rifiuta Dio e tutti i segni che rappresentano qualsiasi cosa religiosa cristiana, non ha speranza. È forte, a me mi piace tantissimo questo. Però dice San Paolo, lo dice utilizzando la lettera agli Efesini, capitolo 2, Benedetto XVI, che il mondo, allora, come il nostro mondo, non si riteneva ateo. Era un mondo che credeva negli dèi, ma credeva. I greci, quasi 2000 dèi, i romani, un po' meno. E che cosa avevano l'idea? Più i romani, no? Perché i greci non interessava conquistare, i romani sì. Entravano in questo paese e, come in questo paese si adoravano 10 dei, dicevano: così aggiungiamo altri 10 dei nel nostro panteone. E se prima avevamo 1500 dei, adesso siamo più potenti perché abbiamo 1510, e tutti contenti. Fino a quando è apparso Gesù Cristo con i suoi seguaci, hanno detto: tutti questi non servono a nulla, perché sono falsi dei, sono idoli. C'è uno, e di questo vi vengo a parlare, disse nell'Areopago di Atena San Paolo. Ma le hanno detto: beh, state buoni, è molto bello quello che tu dici, ma un altro giorno ti ascolteremo. Come a te, quando vuoi fare una correzione cristiana. Oh, nonno, mamma, un'altra volta. Dà fastidio a chi non vuole convertirsi, può darsi anche la tua moglie, il tuo marito, che non vuol sentire di Dio, perché Dio le scomoda, le toglie la sicurezza. Ma quale sicurezza? I soldini, ecco, la sicurezza, la salute, e perciò a farsi giovane, palestra, questo, quello, pensando che la cronologia del tempo diminuisce. E viene un altro cretino e le dice: guarda che bello che ti vedo, guarda, sei più giovane. E l'altro, che diventa idiota, se la crede, e dopo si va a guardare, cammina già saltando, no? Perché? Perché il corpo è più giovane, perché uno le ha detto che si vede più giovane, e dopo mi ha fatto male la schiena.
Andrea ha sperimentato questo, ha avuto bisogno di lasciare le sue sicurezze. La scena lascia la rete, lasciano a suo padre e Zebedeo con altri, però Andrea lascia la propria vita. Non se ne va a prendere un reddito di cittadinanza per guadagnare senza lavorare nulla. Non se ne va ad approfittarsi di, che ne so, una pensione senza aver mosso un dito mai nella vita. Non se ne va a eludere le tasse, sino che affronta la sua vera e unica sicurezza, cioè Dio. Ecco perché disse Benedetto che il cristiano con la speranza gli dà certezza del futuro. E qua fa un paragone con la lettera agli ebrei all'inizio, al capitolo 1, come all'11. La fede è la certezza di quello che noi non vediamo. Bellissimo, lo dice la lettera agli ebrei. E dice che i cristiani hanno la speranza di qualcosa che non si vede, però sì che hanno la certezza che esiste. Bellissimo. Noi sappiamo che esiste la vita eterna, è vero, e perciò speriamo. Ma quando partiremo di questa vita e come partiremo, in che circostanze, in quale posto, noi non lo sappiamo, ma nemmeno ci interessa saperlo, perché l'importante è vivere oggi da cristiano, non domani. Non domani. Ecco perché la bellezza del cristianesimo è questa, che noi abbiamo la certezza, ma non come lo dice la biologia, di che tutti moriremo perché le cellule si deteriorano. No, noi abbiamo la certezza di che, lasciando questo mondo, il Signore che ha dato la vita per noi ci porterà alla casa del Padre. Che bello che il Signore possa aiutarci ad entrare sempre più nella speranza. A ricordare questo, no? Nella speranza siamo stati salvati. Chi non ha sperato in Dio non ha capito la redenzione. E diciamo, Maranatà, viene Signore Gesù.